Vergine. Siamo giunti al momento del segno della Vergine. Quali gusti ha in cucina? Allora, i nati sotto il segno della Vergine, devo dire che preferiscono la cucina tradizionale. Non amano le sperimentazioni e le ricette elaborate e soprattutto i cibi speziati. Quindi hanno un occhio di riguardo per l'igiene. Quindi mi raccomando, non dategli assolutamente un piatto o una posata sbeccata o macchiata, né? Mi raccomando. Per carità. Per carità, adorano le marmellate e preparare conserve. Andiamo a vedere i loro dolci. Allora, spesso frenati dalle tendenze salutiste e dai sensi di colpa indotti proprio dal segno, la Vergine generalmente preferisce i cibi sani e le verdure, anche se a volte si lascia andare preferendo ai dolci specialità salate come le pizze oppure le focacce, no? Anche se a volte, soprattutto quando la Vergine è stressata, solitamente sono ansiosi e insicuri, quindi mangiano tanto, eccedono nel mangiare, afflitti dalla cosiddetta fame nervosa. Io ce l'ho sempre questa fame nervosa, povera me. Comunque sia, una volta esagerato, sapranno rimettersi in forma con una bella dieta secondo lo spirito sobrio e molto misurato del segno. La bilancia. Oh, sentiamo la bilancia. I nati della bilancia apprezzano le tavole ben costruite e ricche anche di portate e imbandite a regola d'arte. Non disdegnano alternare ricette tradizionali con piatti tipici di cucine etniche, ma soprattutto loro amano il riso, fatto in mille modi, ma amano il riso. Vediamo un po' con i dolci. Sì, dai. Allora, esteti. Generalmente sono molto goderecci e raffinati, però qui, cioè per tutti questi segni, ricordate che incide sempre l'ascendente. Chiaramente. Ecco. E cercando sempre e comunque l'equilibrio, diciamo che raramente esagerano, quindi sono molto misurati. Comunque sia, quando eccedono, decidono di porre rimedio quanto prima o almeno di gustare qualcosa che sia di grande qualità. Non amano i cibi che costano poco, le cose... Amano il cibo spazzatura non fa per la bilancia. Non fa assolutamente per la bilancia, ecco. E non amano, ad esempio, i fast food, eccetera. Ah, non voglio fare pubblicità. Ecco. Un dolce particolarmente ben presentato colpisce spesso positivamente una bilancia che nota imperfezioni, perché è molto acuta, perché ridi? Mi viene in mente un po' di gente della bilancia che conosco. Esagerazioni di qualunque tipo, oppure una specialità famosa che sia molto gustosa e al tempo stesso leggera. Quindi il segno non sopporta gli eccessi da cui rifugge. Quindi la signora Elella è una bilancia. Sì. Più bilancia, sì. Vediamo, sì, sì, vediamo sì. Lo scorpione. Così. Lo scorpione. Allora, vediamo un po'. Gli scorpioni preferiscono iniziare i loro pasti con ricchezza
ricchissimi antipasti, amano tantissimo gli antipasti di qualsiasi genere. Poi il pesce e i crostacei sono il loro piatto preferito. Nei dolci, allora, gli scorpione sono molto attirati da tutto quello che è particolarmente misterioso. Quindi una torta a sorpresa, piuttosto che un dolce è tutto per loro, offerto da una persona che so appena conosciuta. Diciamo che potrebbe stuzzicare molto la loro fantasia e la loro sensualità. Non dimentichiamoci che lo scorpione è il segno più sensuale dello zodiaco e lo dimostra in tutto, a tavola, in tutte le sue manifestazioni. Oh. Ok, ecco. Più curiosi che golosi, maggiormente amanti della carne piuttosto che dei cibi piccanti e speziati, che dei dolci e dei dolciumi. Ecco. Chiederemo alla nostra collega, ecco, Sara, ecco, l'altra ragazza della radio della domenica oggi. Pomeriggio. Esatto. Certo. E quindi vi devo dire che lo scorpione ama comunque i dolci preparati con cura e magari in maniera un po' insolita. Sagittario. Vediamo un po'. Abbiamo ancora 4 segni, poi abbiamo finito. I nati nel segno del Sagittario sono di bocca buona, come si dice, no? Quindi mangiano tutto. Non hanno delle pretese particolari e spaziano tranquillamente dalla cucina tradizionale alla cucina anche etnica senza tanti problemi. Per i dolci, il Sagittario... Vediamo un po', sono curiosa perché conosco anche varie persone di questo bel sì, segno. È molto, è un bellissimo segno. Golosi e buongustai lo sono senza dubbio gli esuberanti e gioiosi Sagittario. Ricordati che l'altra volta ci siamo fermati sul Sagittario, prego. Io non so perché il Sagittario ci fa ridere. Amiche e amici del Sagittario, scusateci veramente. Allora, riprendiamo serietà. Allora, dicevamo. Dai, su. E gioiosi Sagittari. È vero, sono gioiosi, certo. E amano viaggiare, no? Certo. Hanno sempre le valigie pronte. Sempre. Sono dominati dal pianeta Giove come noi pesci, ma noi abbiamo anche Nettuno. Solo che sono un segno di fuoco e non naturalmente di acqua. Quindi da giovani spesso sono sportivi e atleti. E poi con l'età, e tendono a lasciarsi andare e a ingrassare un po'. Diciamo che questo è dovuto alla passione per il buon cibo che la loro indole godereccia e un po' incosciente li porta, soprattutto quando sono alle feste o in compagnia di tanti amici, e comunque esagerano nel mangiare, ecco. Uh-huh. Quindi attenzione alla vostra linea e anche alla vostra pressione, amici del Sagittario. Dolci sostanziosi annaffiati da qualche bicchiere di buon vino sono fra le loro preferenze. Ce l'abbiamo fatta, Nico, con Sagittario. Oh, meno volta. Male, meno male, perché sennò veramente gli amici del Sagittario ci boicotterebbero. Ah, d'ora in avanti. Sì. Allora, il Capricorno, che è un segno di terra, ecco. I nati nel segno del Capricorno e possono essere dei grandi digiunatori come degli incredibili abbuffoni. Diciamo che cercano i cibi e i vini più ricercati e costosi. Preferiscono essere serviti su delle tavole ben imbandite. Si sciolgono di fronte al cioccolato, soprattutto
quello fondente. Andiamo a vedere ancora per i dolci, per l'oro, vediamo. Vediamo allora, i Capricorno sono austeri e molto misurati, quindi gli appartenenti a questo severo e riservato segno di terra dominato dal pianeta Saturno, quando lo ritengono necessario, non si negano assolutamente i piaceri della buona tavola e anche i dolci. Nonostante i dolciumi non rientrino, insomma, fra le loro preferenze, qualche buona crostata di frutta oppure qualche semplice specialità con una torta, ad esempio, con dei cioccolatini. Ci sono anche le torte che vengono fatte con i cioccolatini. Ma che bontà! Sì, 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 sì. Diciamo che possono soddisfare i loro gusti misurati ma molto raffinati. Acquario. I nati sotto il segno dell'acquario, che è un segno di aria, sì, preferiscono i piatti abbondanti. E quindi quando mettono le gambe sotto il tavolo possono restarci per molte ore. Mia sorella è così. Sì, davvero. Sì. E quindi loro preferiscono mangiare e stare in compagnia. Comunque è un bel segno, sì, quello dell'acquario, molto allegro, molto disponibile, dai. Originali e eccentrici, sicuramente sì, è il segno più eccentrico ed originale dello zodiaco. Anche quando si tratta di alimentazioni, gli appartenenti a questo segno di aria sono molto ricercati anche in materia di dolci. Le torte dal sapore particolare, il cioccolato al peperoncino, ad esempio, oppure qualche specialità esotica anche, perché vanno sempre alla ricerca delle cose strane, ma loro sono dei tipi strani, quindi sì, amano le novità. Amano le novità, ecco. Poi loro amano anche i dolci medio orientali o dell'estremo oriente, sono dei dolci molto dolci. A me non piacciono, che sono fatti con un impasto di mandorle, si blocca il la bocca, la mandibola. La mandibola, ecco. No, quelli medio orientali mi piacciono in realtà. Sì, ma dell'estremo oriente sono veramente eccessivi, tipo eccessivi. Cinesi. Allora, sempre loro sono sempre alla ricerca di qualcosa di diverso dal solito. Ultimo segno, i pesci. E su questo non ci bloccheremo. No. I pesciolini, guarda che cambia pure espressione. Sì. I pesciolini, siamo un po' parziali, dici, no? Di parte noi due con i pesci. Un po', leggermente sì. Sono degli incredibili golosi, dolci in testa e possono mangiare di tutto. Non so tu, ma io sì. In ogni momento della giornata. Prediligono i cibi morbidi e succulenti. Ah, eh sì, sì, eh, sì, sì, eh sì. Vediamo. Decisamente golosi e romantici comunque, come il Cancro, che è un segno a loro affine, perché sia i pesci che il Cancro sono due segni di acqua. I pesci adorano tutto quello che è dolce, raffinato e al tempo stesso abbondante e appetitoso. Ecco, dominato questo segno, come ho detto prima, da Giove, oltre che da Nettuno, che è il loro pianeta principale. Molto attirati dai cioccolatini, ma pensa un po'. Sì, confermo. Dalla panna, e da creme e canditi,
io quando mangio il panettone vado a scegliermi i canditi e li tolgo io perché io non li mi mangio piacciono. A me piace no. L'ascendente tutti i tipi poi di torte, di pasticcini, di gelati sono buoni anche quelli, sì. Diciamo che rientrano fra le loro preferenze e generalmente soprattutto quando sono di umore, ahimè, negativo. Quindi vanno alla ricerca di tutte queste cose e si lasciano, diciamo, andare ad eccessi, ingrassando, per poi doversi mettere in forma con diete e molti, molti sacrifici. Che destino, ai noi, che destino! Ecco, che destino. Ecco, io avrei finito. Oh. Se ho 2 minuti, vorrei dire segno per segno il loro colore. Molto stretto. Vai. Allora, il toro, il pianeta dominante l'Ariete, è Venere. Scusa. L'Ariete, scusatemi, sto pensando ai dolci. Il pianeta dominante è Marte. Il colore, le sfumature del rosso, di solito le tinte più scure dello scarlatto e del carminio. Il toro, pianeta dominante Venere. Colore, il verde in tutte le sfumature, dal più chiaro verde mela al verde oliva che rappresenta le forze di terra. I gemelli. Pianeta dominante Mercurio. Colore, il colore di questo segno è comunque il giallo. Il cancro, pianeta dominante la Luna. Il colore celeste chiaro e argento sono i suoi colori. Il leone, pianeta dominante il Sole, col colore oro, arancione, a volte il rosso. La Vergine, il pianeta dominante Mercurio. Il colore, allora, i toni caldi del marrone, simile al colore della terra appena arata, e le tinte rossicce delle foglie d'autunno trasportate dal vento. Ah, direttore, sono stata molto romantica col tuo segno. Veramente. Bilancia. Pianeta dominante Venere, il colore, il blu pavone e il rosa. Lo scorpione, il pianeta dominante Plutone, il colore, il nero, il grigio argento e il rosso scuro. Il sagittario, il pianeta dominante è Giove, il colore, il rosso porpora e il blu scuro. Il capricorno, il pianeta dominante è Saturno, il colore, il marrone scuro, i toni del grigio e del nero. Acquario, il pianeta dominante è Urano, il colore, tutti i colori dello spettro. Essendo l'acquario un segno molto strano, vario, ecco, ultimo, i pesci, il pianeta dominante è Nettuno, il colore, il verde mare e il viola. Ah, giusto, sono d'accordissimo. Sei d'accordo? Sì, assolutamente. Eccoci. Bene. Molto bene, Eliana, sono stata veramente felice di averti ancora nel mio programma. Ci rivedremo sicuramente a giugno. Sì, sì, sì. Intanto ti do un forte abbraccio e a prestissimo, cara Eliana. A prestissimo. Un saluto e un abbraccio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Vera, Radio Bruno Brescia. Ciao e grazie. Ascoltiamo allora la canzone che l'amica Roberta del segno dell'Ariete ha voluto dedicarci ed è Guantanamera di Zucchero. Ciao Eliana! Ciao, grazie! Finalmente è domenica! Siete all'ascolto di Finalmente è domenica!